questo concertone per la pace, cosa significa Azul? Azul è un saluto berbero, è quello che ci rappresenta come artisti, significa vieni verso il mio cuore, è semplicemente un modo di augurarsi, insomma, di essere il più accoglienti possibile con l'altro. E quindi parliamo proprio di accoglienza, di pace. Che messaggio lancerete stasera dal palco dell'Arenile? Sì, la pace è un concetto difficile perché come esseri umani, diciamo, siamo sempre tendenti ad avere due facce, no? Sicuramente l'ira è una di queste facce dell'essere umano, però la cosa importante è cercare di cambiare se stessi attraverso sicuramente tanti strumenti, come uno di questi può essere la musica, il poter utilizzare le parole invece che l'invettiva. Invece la musica può trasformare in qualche modo gli stati d'animo e può trasformare anche quella doppia medaglia di cui è fatto l'essere umano. Che brani porterete stasera sul palco? Porteremo due brani, uno che si chiama La Locura, che è il brano con cui abbiamo esordito, l'altro invece si chiama Carrer Sarrafe ed è proprio un inno alla mescla, alla mescolanza tra razze, religioni, senza alcuna discriminazione. Sono entrambi in lingua spagnola con inserti di altre lingue, perché Azul ha questa cosa, e quindi secondo noi era il brano più adatto per identificare proprio questo messaggio che noi vogliamo mandare e che è importante in questo periodo. Invece ci sono nuovi progetti artistici di cui vi state occupando? Uscirà il singolo, un nuovo singolo tra poco, che si chiama Riviera Maya. È una canzone che parla del prendersi cura del proprio corpo, della propria parte, diciamo, esterna, perché è importante tanto quanto quella interna, anche se viene molto discriminata insomma, in qualche modo negli ambienti un po' più alternativi sembra che il corpo sia una cosa in più. Invece noi pensiamo che sia una parte del tutto, e quindi di prendersi cura in toto dell'essere umano. E quindi uscirà questo singolo a fine giugno.